Oggi abbiamo anche la sigla, vero? Sì. Buongiorno, ciao a tutti. Buongiorno. Stiamo leggendo, stiamo facendo vedere due statuine che hanno la bacchetta uguale, se notate. Sì, è lo stesso personaggio. Ah, non si chiama sapevo. Sakura. Card Captor Sakura, cioè la sigla, cioè la, il cartone animato si chiamava Pesca la tua carta Sakura. È una maghetta, streghetta, in pratica un esserino gli dà dei poteri, nell'aprire mi pare una scatola, chiedo alla regia, un qualcosa, si disperdono delle carte nel mondo, o in Giappone perché è giapponese, e il nostro protagonista, la nostra protagonista dovrà andare a recuperare tutte le, fermiamo la sigla, a raccogliere tutte le carte che sono sparse, per ogni carta c'è un personaggio e per ogni personaggio dovrà affrontare delle difficoltà incontrando amici e nemici, ma volevamo farvele vedere più che altro perché sono proprio belle. Qual è la tua preferita, papà? Questa qui perché ha l'effetto con le stelle, guarda che bello, e poi si attaccano anche i fiocchi. Aspetta che si attacca, che si è staccato il fiocco dalla stella. Sì, infatti ci sono due fiocchi, due lunghi nastri dei fiocchi che si attaccano alle stelle. Sì. E infatti qua c'è l'altra versione. Aspetta, che guarda dentro la videocamera, sennò mi vai fuori fuoco, Che qua la bacchetta è molto più bella, ma questa è molto più bella. Quello per farla appoggiare trasparente, piedistallo, sì. E poi è tutta rosa, le stelline belli, e poi la bacchetta è bella, facciamola vedere visto che si è staccata, approfittiamo per farla vedere, guardate com'è dettagliata, guarda come trema la mia mano perché è appoggiata male, gliela appoggiamo qua per il momento, la stessa ce l'abbiamo di qua, è un po' però diversa probabilmente più perché sì, no, non ti detta più che sei sicura di riuscire a staccarla senza strappargli un braccio? Io aspetterei perché mi sa che la facciamo vedere così con la stella centrale in trasparenza azzurra. Pesca la tua carta Sakura, molto 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 carine. Mi prendi le scatole che le facciamo vedere così vediamo anche la marca. Sono? Questa è di quella tutta rosa che piace a me. Esatto, che piace anche a me e di più, ed è della, sicuramente non è italiana, credo che sia giapponese, ma la marca non riesco a vederla. Allora questa non ha, è in un, poi ce la scrive sotto dall'Adriano, ci scrive e sotto di che, così, qual è la casa e produttrice, lui che sa il giapponese, e è anche lui tra parentesi. Questa invece è della Banpresto. Eccola qua, faccio vedere, Banpresto, che è un'azienda molto molto bella, bella. Bene, la sigla intanto sta per finire. Volevo farvi vedere, sì, fammi vedere quello che vuoi. Una cosa che lei, la cosa brutta è che le statuine non si montano. Queste ah, sì, sì, perché qua le troverete dentro alla scatola, divisa in sacchetti e con vari pezzi da montare. Divisa, invece quella era intera. Per fortuna, perché no, ah sì, intera, aveva da montare il piedistallo, le stelle e la bacchetta, esattamente. E quindi, i nastri da attaccare. Nastri. Ogni tanto arriva anche qualcosa dal Giappone, quindi ve lo facciamo vedere, è stato molto carino, giusto? Sì. E cosa facciamo adesso? E questa sembra un soldatino e lei è una principessa. Perfetto, allora ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao a tutti!